Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Internews. Mercoledì decisivo per l'Inter in Champions League. Dopo la delusione firmata a Juventus, già eliminata dalla competizione, i nerazzurri hanno l'occasione di qualificarsi agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo, raggiungendo così il Napoli nella fase di eliminazione diretta. Tra le italiane ancora in bilico la posizione del Milan di Pioli. Per l'occasione ci sarà il tutto esaurito a San Siro con 75.000 spettatori pronti ad assistere ad Inter Victoria Pilsen, quinta giornata del gruppo C di UEFA Champions League. Grande assente in panchina Simone Inzaghi, squalificato dopo l'espulsione a Barcellona, a suo avviso immeritata. Al suo posto il vice Massimiliano Farris, che guiderà la formazione dopo aver sciolto gli ultimi dubbi. L'intenzione è quella di cambiare almeno un giocatore per reparto rispetto alla sfida contro Viola. Tra i pali sicuro Onana, coperto dal trio Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma l'opzione Acerbi al centro non è ancora da escludere. Sulla fascia destra probabile ritorno di Dumfries al posto di Darmian e sulla sinistra Robin Gosens potrebbe essere ancora scavalcato da Federico Di Marco. In attacco grande ritorno di Romelu Lukaku tra i convocati, ma a scendere in campo dal primo minuto saranno Dzeko e Lautaro Martinez. Il Victoria Pilsen di Bilek proverà a portare a casa almeno un punto. I cechi finora non hanno visto neanche una vittoria, tantomeno un pareggio, e sono in fondo alla classifica a 0 punti. Sarà una sfida complicata, specie per le assenze. Fuori Kliment, Sikora e Kopitz. Il tecnico sta valutando se scendere in campo con una difesa a 3 o a 4, cercando di contenere il più possibile l'offensività che ci si aspetta dai nerazzurri. Prima di Inter Victoria Pilsen di Champions League andrà in scena la sfida di Youth League tra le rispettive squadre Under 19. Anche questa sarà una partita decisiva per i giovani di Kivu, che attualmente sono a pari punti nel girone proprio contro i cechi. La situazione in classifica è praticamente l'opposto rispetto a quella di Champions League. L'Inter è seconda dopo il Barcellona, in vetta a 10 punti. Il Victoria Pilsen è al terzo posto e a chiudere c'è il Bayern Monaco a quota 3 punti. La prima vittoria in campionato contro la Fiorentina potrebbe essere uno slancio per i nerazzurri e un ottimo regalo per l'allenatore che oggi compie 42 anni. Per tutti gli aggiornamenti su Inter Victoria Pilsen seguiteci sul nostro sito internews.it e sui nostri social e non perdetevi la diretta pre e post partita sui nostri canali. Per altre novità sul mondo Inter scaricate gratuitamente la nostra app. Intanto io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.